L'ultima storia a cui sto lavorando è una storia per la Sergio Bonelli Editore, una storia scritta da me, che ha proposto il soggetto e una volta accettato ho iniziato la lavorazione. È una storia che verrà pubblicata sulla collana Le Storie, il titolo è provvisorio, quindi non lo possiamo dire. È una storia, diciamo, in costume, una storia corale, una storia familiare, la definirei, realizzata con una tecnica particolare, al di fuori dei canoni Bonelli, perché è interamente realizzata a mezza tinta d'acquarello. E, insomma, anche questa è stata una bella soddisfazione, perché le tavole presentate sono piaciute nonostante questa peculiarità, che comunque sia permessa dal tipo di collana. Un personaggio cui mi piacerebbe lavorare, diciamo una testata con un personaggio che amo, è difficile da trovare. Sicuramente sono molto affezionato ad alcuni eroi Bonelli, insomma, che sono stati degli idoli da bambino, Dylan Dog, Tex, Magico Vento, ma sicuramente grande fascino lo suscitano anche i supereroi americani come l'Uomo Ragno, Daredevil. Probabilmente sono queste le testate su cui, se dovessi esprimere un desiderio, togliermi una soddisfazione, se ce ne fosse la possibilità, che cercherei di affrontare. Se dovessi dare un consiglio a un aspirante disegnatore, direi innanzitutto che non deve mollare mai, che a disegnare si impara, a volte con molta fatica. Il talento iniziale è un grosso vantaggio, ma non è un vantaggio incolmabile. Di sicuro delle scuole possono aiutare a facilitare il processo di apprendimento, a capire e imparare dagli errori degli insegnanti, diciamo, quindi dalla loro esperienza. Questo aiuta a bruciare ad alcune tappe. Ad ogni modo, l'unica cosa che poi veramente paga è il duro lavoro e la perseveranza.